Buongiorno amore. Ti morghi. C'è freddo. Allora, come puoi vedere, non c'è il sole. Sono le 6:51. Oggi è festa. In che senso? Ah sì, perché durante la settimana. Vabbè, io mi sono svegliata presto lo stesso. Volevo dire, niente, ci stiamo accingendo ad andare al mercatino. Oggi si sapeva che non ci sarebbe stato il sole, però non piove, questa è una cosa buona, che non piove. Niente, ci vediamo là, dai. Non credo che ci fermeremo all'autogrill perché siamo leggermente in ritardo. Faremo colazione lì al bar appena troviamo un baretto. A dopo. Allora, ecco, ci siamo arrivati. Adesso montiamo, Marco? Yes. Montiamo tutto l'ambaradam e poi andiamo a fare colazione perché c'è il bar ancora chiuso. A dopo. Allora, finalmente a fare colazione. Cappuccio ginseng, cappuccio normale e due brioche integrali all'arancia. Buona colazione, amore. Ciao Chris, saluta YouTube. Ciao. Ci siamo qua a Cernusco, venite a trovarci. Noi siamo sempre in giro, io la Cri. E niente, siamo arrivati, stiamo facendo il nostro solito giratto. Bello, mi piace. Fa freddino oggi, guarda che bei quadri. Fa freddino oggi, Però dai, ma gasem. Allora ragazzi, ci siamo dovuti accendere la stufa. Marco sta provando la caloria perché fa troppo freddo. Cioè, io non so, 2-3 settimane fa non faceva sto freddo. Ma anche 2 giorni fa. Cosa? Non faceva, c'era il sole. Cioè, oggi veramente, forse per quello, perché manca il sole. È vero, amore? E di fianco c'è la Giovanna. E niente ragazzi, aspettiamo. Oggi fa veramente freddo. Da 1 a 10 Marco, un 12. Oggi 9, dai. Abbiamo soffiato freddo quei giorni, Sì, è vero, però eri psicologicamente pronto. Oggi invece non ci aspettavamo sto freddo. È vero. Allora ragazzi, abbiamo messo a scaldare la pizza. E perché fa freddissimo, te l'ho già detto, mi sembra, perché fa freddo. Niente, abbiamo messo a riscaldare la pizza e adesso dopo la mangeremo appena si riscalda un attimo e facciamo pranzo. Buon appetito a noi. Eccoci, ora Marco assaggerà la pizza che ancora voi non sapete com'è uscita. Noi l'abbiamo già mangiata ieri sera, era già buona ieri sera, è vero? Questo è il mio fettino col crostone che adoro. Guardami che dobbiamo fare la foto di copertina anche. È calda, tiepida com'è? Tiepida. Non devi mangiarla in fretta, sennò sarà fredda. È giusta? Ok, buon appetito allora. Grazie. Allora, finito pranzo, io mi sono portata il mio lavoretto perché adesso è l'ora della pennichella e mi sono portata il lavoretto da fare. Amore, apri. Ale. Ecco qua, mi sono portata il lavoretto. C'è qualcosina di leggero. Sì, adesso mi metto qua. Cosa c'è scritto qua? Non lo so, amore, cosa c'è scritto. E niente, decorerò questa Madonnina con... Questi sono sempre quelli che ti hanno mandato. Sì, che mi hanno mandato da... dalla collaborazione. Apri che c'ho il guanto che non riesco. Mi sono già preparata, scusate, mi sto togliendo il guanto, ecco, mi sono già preparata tutti i numerini perché tu vai a seguire la leggenda, no? 01. Qua abbiamo il nostro 01, che sono queste mezze perle sbriluccicose, e andranno messi tutti qua. Mentre questi grossi di cui parla Marco sono queste gocce. Vedi, amore? Le vedi? Ok. E andranno messi tutti qua. E poi sbrilluccicherà di vita propria. Ma tu cosa fai? Parti dall'angolo o parti dal centro? Come no, credo che partirò qui dal basso. Ok, poi sali. Dal basso andrò verso l'alto. Te capì? Yes. Ok, a dopo. Eccoci al
E merendero time, dai, vieni anche tu. E merendero time, dai, provalo anche tu. E merendero time, dai, vieni anche tu. E merendero time, assaggialo anche tu. Beh, dai, ci vuole il cappuccino, Adesso che ci riscalda un po'. Guarda, che è arrivata, presentala. Allora, sono ancora qua io. Pomeriggio inoltrato. Sono passati a salutare. Ah, devo salutare Teresa che è passata a trovarci. Ciao, ciao Teresa. E poi devo salutare Alessandra e Alessandro che sono passati stamattina. Grazie di essere passati. E niente, stavo dicendo, pomeriggio inoltrato. Io sono qua che ho fatto questo angolo. Praticamente ho fatto il nulla. Eccoci. Mi sono preparata il numero 4, che sarebbe questo azzurri. Mamma mia, vabbè, dopo li raccolgo. Questo azzurrino, vedi qui c'è la nostra leggenda, il numero 4, e te lo piazzi qua. Allora, si è un po' rianimata la zona, diciamo la cittadina, però sono ancora sul chi. Ma che ore sono, amore? Scusami. Grazie. 4:20. Ah, ecco, vedi, per cui magari adesso usciranno, no? Che dici tu? Tanto io vado avanti con il mio lavoretto, che mi sto divertendo. Buono, fa piacere. Allora, Giovanna si è presa la panna con la crepa e la Nutella. Marco ci sta facendo un pensierino e ti dirò pure io. Noi ce la prendiamo pure noi, ce la mangiamo. Forza. Allora, io sto ancora qua passando il tempo. Ho finito tutto questo bordo, guarda mi sbrilluccica, bellissimo, e sono passata di qua. Però Marco, amore, fai vedere. Io ho fatto altro nel frattempo. Marco sì, si è sporcata la tovaglia, tanto la porto a casa stasera. Nel frattempo ho fatto questo. Oddio. Sono partito con l'angolo e sono andata avanti. Ci ha dato anche qua. È posate. Adesso la assaggiamo in diretta. Oddio Marco, guarda che meraviglia. Ma sta panna che mi sta chiedendo, che mi sta dicendo magname, poi si vedono, oddio, amore, si vede sprazzo di Nutella, no vabbè, non ho parole, come assaggiare? Come si fa? Ascolta, facciamo una foto di copertina, aspetta, mettiti così, dai, facciamo una foto di copertina, sì, un po' più sopra, un po' più vicino alla faccia, dai, buon assaggio adesso. Il taglio. Ah, proprio sull'angolo sei andato, che è pieno pieno di Nutella. Mamma mia, che invidia. Dai, amore, fammi assaggiare anche a me. Come no? È buona? Tu devi riprendere. Va bene, a dopo, ciao. Allora, siamo venuti in bagno. Io e la Rossella, quel bagno del bar. E questo invece è tutto il casino che c'è fuori, davanti al bar. Allora ragazzi, si è fatta notte, ormai è buio, sera. Noi stiamo cominciando a smontare perché si è fatto anche più freddo. La Giovanna ha quasi praticamente finito. Anche di là hanno cominciato a smontare tutti. E niente. Notizia, abbiamo notizia shock. Shock because la diciamo dopo. Shock. Allora, buonasera ragazzi, salto temporale dallo smontamento in macchina. Abbiamo seguito per un po' il navigatore, adesso da qui la sappiamo. Siamo a Carugate, dove c'è l'IKEA. Comunque stavo dicendo che allora la shock because di cui parlavamo è che domani, che dovevamo essere a Gerenzano, al Parco degli Aironi di Gerenzano, purtroppo è saltata, ce l'hanno annullato perché domani sarà molto brutto il tempo. Non pioverà, però sarà molto nuvoloso e siccome è un parco hanno paura che non esce nessuno, cioè non viene nessuno. Effettivamente in un parco si fa freddo, tira vento, che cosa che ci va, voglio dire. Secondo me hanno fatto benissimo ad annullarlo, perché è inutile che ti faccio uscire di casa, ti faccio spendere soldi e poi magari appunto non c'è nessuno. Niente, la giornata è andata così, faceva molto freddo oggi, veramente freddo, e
meno male che avevamo la stufetta a riscaldarci. Cos'altro dire, è andata così così, però c'è stato un bel via vai di gente. Vogliamo salutare anche Lucia e Alex, che sono passati a trovarci. E poi Marco, non mi ricordo più, la crepe era, guarda, non te lo sto neanche a dire com'era la crepe. Ottima. Con quella panna lì si scioglieva, cioè veramente una goduria proprio. Poi ci voleva, con quel freddo lì ci voleva proprio, anche perché era calda. Già, no, ci stava da Dio, guarda, ti dico. Ma io volevo dire un'altra cosa che però non mi ricordo più. Questo è il problema. Allora, Teresa l'abbiamo salutata, Alessandro e Alessandra l'abbiamo salutati. Poi salutiamo studio dentistico Brianza. Ciao. Già che ci siamo. Cos'altro volevo dire? Niente ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto. Ovviamente i nostri video del mercatino prendeteli così come vengono. Anzi, facciamo i complimenti a Cinzia. Brava Cinzia. Ah, brava Cinzia. Ciao Cinzia. E stavo dicendo che appunto i nostri video vlog sono come vengono, insomma, e spero di avervi fatto, speriamo di avervi fatto un po' di compagnia. Spolliciate, lo vedete il mio pollicione? Spolliciate, spolliciate, ciao ciao, spolliciate, spolliciate, ciao ciao. Condividete, ciao ciao. Questo deve passare, amore. Allora, scampanellate, ciao ciao. Stavo dicendo, spolliciate se vi è piaciuto il video, se vi abbiamo fatto un po' di compagnia. Poi, amore, condividete se vi è sempre, se avete voglia, se vi è piaciuto il video. Poi amore, scampanellate anche oggi, la campanella l'ho cercata. Ah, no, non l'ha trovata neanche oggi. Io non lo so, forse a Natale la troverai la campanella. Ma non mollo, A Natale penso che una campanellina la troverai, una campanellina. Sì, non vi preoccupate che la ricerca della campanella continua. E niente ragazzi, io vi saluto, buona serata a tutti e alla prossima. Ciao. Ciao.